Nel 2016 il regista tedesco Werner Herzog pubblicò un documentario dal titolo Lo and Behold, Reveries of the Connected World, in cui viene ricostruito in buona sostanza lo sviluppo di internet dalla nascita fino al giorno d'oggi, perché è un documentario di 2 anni fa, con anche un'analisi sugli sviluppi di questo mezzo di comunicazione potentissimo, ma anche dei rischi che adesso sono associati. Questo ovviamente non c'entra niente con quello di cui andremo a parlare oggi in questo podcast, per ovvie ragioni, se non per un piccolo dettaglio. Infatti, come spesso succede, la traduzione del titolo in italiano è stata storpiata. Non so se vi ricordate il caso di Se mi lasci ti cancello, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sta di fatto che il risultato è Lo and Behold, il futuro è oggi. Ecco, Matthew Van Der Poel e Wout van Aert hanno una volta di più confermato nella gara degli europei quanto noi tre, insieme ad altri in realtà, andiamo dicendo da tempo, cioè che il futuro è oggi. Ma non perché siamo chissà quali veggenti, è sufficiente un pochino di occhio critico nel guardare le corse per accorgersi di questo fatto lampante. Ecco, il futuro del ciclismo è già presente e a Glasgow ha fatto mostra con un doppio podio della prorompenza con cui si abbatterà, anzi con cui si abbatte, perché il futuro è oggi, sul mondo del professionismo. Giovani campioni che, da una disciplina diciamo così cugina, spesso bistrattata tra l'altro entro i confini italiani, preparano un evento di importanza sempre crescente come quello dell'europeo e arrivano a una bicicletta da centrare il bersaglio grossissimo. Dopo una gara, con qualche errore tattico, su cui poi torneremo probabilmente, ma anche un'attitudine alla corsa d'attacco che fa veramente venire la colina in bocca agli appassionati. Prima di concludere e di introdurvi ai temi caldi di questa settimana di ciclismo, mi sia concessa un'ultima riflessione, non prima di una nota di soddisfazione personale, devo essere sincero. Il futuro è oggi, ieri però ho vinto Trentin. Ciao a tutti e a tutte e benvenuti al 27esimo episodio di Cycling Chronicles. Io sono Giacomo Lini e sono uno dei conduttori di questo podcast. Dico uno dei perché con me c'è unico e solo, come sempre perché ci sei sempre, il nostro caro Giuseppe Campolo, meglio noto come Primo. Ciao Primo, come va? Tutto bene? Ciao Giacomo, bene, meno bene rispetto al mio interlocutore, che so che ha festeggiato ieri. Ha festeggiato alla grandissima ieri, per varie ragioni, mettiamola così. Diciamo che Trentin mi ha fatto un regalo, ma non era quella la ragione del festeggiamento. Peraltro è una settimana di festeggiamenti, diciamo ai nostri ascoltatori che ci dilettiamo anche a seguire il golf, hanno vinto 2 dei pochissimi atleti per cui tu dici, io davvero ti conosco da un pezzo. Credo i 2 soli, però ma davvero, se parli di Molinari parliamo di qualche settimana fa oramai. Sì, un paio di settimane fa, voglio dire. Sì, sì. Festeggiamenti che vanno avanti da un pezzo, quindi tutto bene, siamo soli soletti stasera, episodio 27/bis. Episodio 27/bis perché settimana scorsa noi non siamo usciti con il podcast, cosa è successo? È successo che ci sono stati ancora un po' di problemi tecnici che ci hanno fermato, ma l'estate e gli spostamenti che sono collegati ad essa purtroppo per andare in vacanza, piuttosto che purtroppo hanno causato un paio di questo tipo di problemi. Speriamo che non ce ne siano più, non possiamo escluderlo. Cercheremo chiaramente di fare il possibile per avere una scadenza puntuale nel fare le nostre puntate e nel registrarle, se non altro, anche nel montarle, ecco. Partiamo dal futuro che è oggi, o dal futuro o dal presente che è ieri, cioè dalla vittoria di Trentin. Cosa mi dici, Primo? Io direi di partire da ieri, e perché sono molto contento e perché comunque c'è stata un'Italia che ha corso veramente 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 bene. Spesso ci sono state critiche per la nazionale di Cassani, a volte legittime, altre volte molto meno. Mi viene in mente il caso di Bergen, in cui secondo me la squadra ha corso molto bene, semplicemente non ha raccolto perché ci sono stati corridori più bravi. Però ieri si è mossa bene e alla fine è riuscita a capitalizzare con un corridore che sulla carta poteva anche essere attesissimo. Ricordiamo d'altra parte che dopo la frattura alla vertebra alla Parigi-Roubaix aveva ricominciato a correre verso fine giugno dall'Adriatica Ionica Race, quindi aveva un mese e pochi giorni di corsa nelle gambe. Ma la citazione oggi è già domani, si direbbe in un noto film, oggi è già domani, quindi io prendo tutto il malloppo e vado e lo metto in archivio, pensiamo al futuro. Però sì, è il caso di fermarsi un attimino su quanto è successo ieri, perché innanzitutto la corsa di ieri regala delle soddisfazioni, tutto tondo. E a Giacomo Lini, conduttore di questo podcast. Sì. Innanzitutto perché Matteo Trentin è un personaggio
un personaggio positivo del ciclismo, almeno dal mio punto di vista, cioè, voglio dire, non sono un suo grandissimo tifoso, però Matteo Trentin è un ragazzo che ha sempre fatto bene, ha dimostrato di saper correre un ciclismo di qualità, è un corridore dotato di certe caratteristiche. Io stesso ho detto che i grossisti sul podio ieri erano due, ne abbiamo parlato nelle discussioni live post corsa, in realtà i grossisti sul podio erano tre. Mi sembra che sia quello anche il bacino di provenienza di Matteo. Sì, si era cimentato molto tra gli under 23, in particolare nel ciclocross, e ricordo anche una stagione, credo il 2014, aveva partecipato a qualche gara del Giro d'Italia di ciclocross durante l'inverno per fare, insomma, un po' di lavoro specifico, immagino. Sì, chiaramente allora va precisato comunque che una cosa è l'approccio interdisciplinare o comunque la provenienza da certi ambiti, altro discorso comunque è pesare la prestazione di due ragazzi che ecco, uso l'espressione che hai usato anche tu, di mestiere fanno altro, perché Van Aert e Van der Poel su strada. Non dico che esordiscano adesso, però ecco, sono ancora in una fase in cui devono capire bene cosa fare. E non sono stradisti a pieno servizio. Dicevo che è una manifestazione che ha dato soddisfazioni per Matteo Trentin, che meritava pienamente questa maglia. Una vittoria che secondo me ha anche un peso specifico da un punto di vista tecnico, anche inferiore a certe corse che ha vinto in passato. Puoi correggermi se sto sbagliando. Ha vinto una Parigi Tour, mi ricordo che è stata veramente combattutissima. Una corsa veramente massacrante, ha vinto delle tappe al tour combattute, ha fatto il bello e il cattivo tempo alla Vuelta dell'anno scorso, al netto della concorrenza, del contesto, di quello che era. Questa maglia di campione europeo sicuramente non viene indossata da un outsider, ma viene indossata da un atleta di assoluto talento che quest'anno doveva ritagliarsi degli spazi sicuramente maggiori rispetto a quelli che non poteva avere nel Wolfpack, in cui di fatto correva. Non da capitano, ma correva da protagonista perché era una pedina fondamentale all'ingranaggio del Wolfpack fino all'anno scorso. Motivo di soddisfazione per l'Italia di Davide Cassani, al di là dei patriottismi e delle bandiere, perché su Cassani ne sono state dette di ogni in determinate circostanze, quindi ha preso critiche che non avrebbe dovuto prendere, mentre silenziosamente conduceva un certo tipo di lavoro, che è un lavoro assolutamente di qualità, secondo almeno il mio punto di vista. Ci sono questi due aspetti che secondo me vanno evidenziati della figura di Cassani, cioè da una parte il commissario tecnico e da un'altra parte invece il coordinatore del settore ciclismo. Secondo me vale la pena proprio di spendere un paio di parole su questo fatto perché sono entrambi aspetti rilevanti della figura di Cassani e se non ha fino a ieri ottenuto risultati come commissario tecnico, perché a conto di medaglie c'era qualcosa all'Europeo dell'anno scorso, credo con Viviani, ma ancora nessuna vittoria. Dal punto di vista della coordinazione del settore ciclismo, strada, pista e non solo, in Italia i risultati erano tangibili ed erano di primissimo livello. Perché è un uomo che conosce il ciclismo, è un uomo che ha sempre fatto ciclismo, è un uomo che ha raccontato il ciclismo. Davide mi perdonerà sicuramente, ma forse la cosa che riusciva meglio era fare il corridore. Cioè, nel senso, non era un fenomeno, però è stato un corridore di assoluto valore. Ora scherzi a parte, poi è stato un grandissimo commentatore tecnico, secondo il mio punto di vista, perché era molto puntuale, sempre molto sul pezzo. E in questa sede, ecco, vado un attimo off topic, come si vuol dire, sono contento che questo testimone sia passato dalle mani di Silvio Mattiello e sta facendo un ottimo lavoro. E per rimanere al lavoro che sta facendo in nazionale, di fatto hai detto tutto tu, cioè nel senso, è difficile fare la Seleção, difficile il ruolo del selezionatore, mettere in piedi una tattica, capire chi è il capitano, gestire una corsa. Però è estremamente difficile, molto più complesso fare a tutto tondo il lavoro del coordinatore, farlo in un certo modo, farlo con una certa oculatezza, soprattutto quando devono essere coordinati dei settori, alcuni dei quali sono disastrati o vengono da un passato di disastro, e altri non
possono cullarsi sugli allori per una serie di problemi legati alle risorse, al materiale umano a disposizione, eccetera. Secondo me Cassani questo lavoro lo sta facendo benissimo. Non è un mondiale, perché non è un mondiale, però è sicuramente una soddisfazione che tutta la nazionale, il clan azzurro meritava. Io ripeto, questi sono motivi di soddisfazione che sono stati regalati dalla Costa di ieri. L'ulteriore motivo di soddisfazione, l'ho detto prima, è stata anche la composizione del podio, vedere questi due ragazzi confermare quello che di buono si era detto su entrambi in passato e lasciarci con questo grosso interrogativo, grande curiosità, positiva curiosità sul futuro e su quello che potranno fare. Dal punto di vista dello svolgimento della corsa, insomma, per chi non avesse visto la gara, cosa che consiglio di fare perché è stata piuttosto interessante, con una tattica molto, diciamo così, proattiva da parte del Belgio in particolare, che ha tentato di smuovere la corsa già intorno ai meno 80. Ecco, proprio l'azione ai meno 80, nata mi pare da Tosh van der Sande e Gelle Vallée. Non vorrei dire una sciocchezza, ma dovrebbero essere proprio loro due. Chi si è mosso sulle loro code è stato appunto Davide Cimolai, che poi ha concluso la corsa quinto. Quindi si può dire che Cimolai si sia fatto di riffa o di raffa 80 km in testa, 80 km a tutta, 80 km al servizio della squadra. È stato effettivamente l'MVP della corsa, anche se non ha vinto, però veramente ha fatto un lavoro spettacolare, secondo me. C'è un'attività prodromica, diciamo, a tutto questo, che ha riguardato più che altro le forature di Sagan, peraltro ostacolato anche da un cambio ruote reso difficile dai freni a disco che lui ieri ha montato. Aveva perso parecchio tempo sul gruppo, si era impegnato in un'attività che dopo anche un notevole numero di chilometri lo aveva riportato al centro del gruppo stesso. Il Belgio ha accelerato sui 100 km, praticamente favorito di giornata, questo lo diciamo, è stato tagliato fuori, ma per un'assoluta carenza di gambe dovuta ai postumi della caduta del Tour. L'accelerazione, non quella degli 80, quella dei 100 km, ha messo in crisi anche lo stesso Christoph, che ha fatto un po' l'elastico, è riuscito a rientrare e poi la corsa si è dipanata esattamente come stavi dicendo tu: attacco di Vallée, Tosh van der Sande, Cimolai, e poi è partita l'azione che è andata fino al traguardo con Meriss, se non sbaglio, e Nico Denz, due ragazzi a cui va fatto un applauso per la condotta di gara di ieri, per le gambe che hanno mostrato. Poi che cos'è accaduto? È accaduto che questa fuga che si è creata di 10 corridori, c'era anche un ragazzo lettone che è stato molto sfortunato perché lui stesso è incappato in una foratura con un cambio ruote che ci ha impiegato ancora molto a sostituire appunto la ruota, e quindi lui non è più potuto rientrare. Adesso non ricordo Levins. Il nome onestamente del povero sfortunato Levins. Questa fuga è partita, all'interno del gruppo c'erano due corridori dell'Olanda, Mathieu van der Poel e Lammertink, due belgi, Meurice e Van Aert, due italiani, Cimolai e Trentin, a sbagliare il nome del proprio idolo, guarda, vabbè. E niente, quello che è successo è stato che dietro l'inseguimento di fatto non c'è stato, perché nessuna nazionale aveva le forze o gli interessi per andare a inseguire la fuga che c'era davanti. Forse la Germania si è fatta un po' trovare scoperta con il solo Nico Denz davanti, ottimo corridore tra l'altro. La Spagna non ha piazzato dentro su Serrada. All'Italia andava bene in quel modo perché c'era questa superiorità numerica e peraltro c'era la ruota veloce. Olanda e Belgio, meglio, non potevano essere rappresentati, e dietro effettivamente una Germania che avrebbe potuto effettivamente correre per Degenkolb, con tutto il rispetto per Nico Denz, che è anche un atleta di livello, ieri ha dimostrato di avere un'ottima, un'eccellente gamba, anche come dicevo in precedenza, però forse la Germania e la Francia avrebbero dovuto prendere in mano la situazione, per tacere di una Gran Bretagna che è assolutamente assente sulle strade di casa. Ah, chiaramente va segnalata una cosa, Giacomo: il contesto era un contesto sicuramente di buon livello,
Ma non eravamo a un mondiale. Alto livello, non altissimo, sì, penso che si possa Sì. dire senza paura che questa è una rappresentazione abbastanza onesta dei Sì, fatti. buon livello, voglio dire, le squadre erano, avevano caratteri.